Sono qui al banchetto organizzato per la campagna elettorale di Paolo Dosi sindaco e colgo l'occasione per augurare a tutti gli amici e le amiche di Facebook e tutti gli amici appunto della rete buona Pasqua, una buona Pasqua di pace. Veniamo da una settimana di passione in cui si sono verificate tante cose, positive e negative. Volevo segnalare una cosa positiva, la riforma dell'articolo 18 che grazie alla mediazione del Partito Democratico impatta meno sulla condizione della dignità dei lavoratori. Infatti, accogliendo le richieste della CGIL, è stato previsto il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento economico. Questa è una grande battaglia che è stata fatta dal Partito Democratico e quindi questo bisogna segnalarlo a tutti i nostri elettori e le nostre elettrici. Voglio ricordare che la riforma dell'articolo 18 non deve essere vista come la chiave di svolta per lo sviluppo economico, perché non si deve pensare che la crescita di un paese dipenda dalla libertà di licenziare. Non dobbiamo pensare che la compressione dei diritti dei lavoratori conquistati con tanti sacrifici negli anni scorsi sia così cancellata, ecco, perché si ritiene che basta licenziare per poter avere più sviluppo e più occupazione. Quindi questa è una battaglia, quella del reintegro del lavoratore per licenziamento economico, che è stata fatta e che il Partito Democratico, ripeto, ha portato avanti. Certo è che questa proposta di legge sulla riforma del lavoro verrà discussa in Parlamento e auspichiamo che ci saranno altre modifiche sempre a favore dei lavoratori. In particolare spero che ci sia anche un passo indietro rispetto alla vicenda degli esodati, di quei lavoratori che non hanno nessuna garanzia per il futuro e che sono stati espulsi dal mercato del lavoro. Gente, lavoratori, lavoratrici che hanno deciso anche di lasciare il proprio posto di lavoro a favore dei giovani, ma che ora si trovano senza alcuna garanzia per il futuro. La riforma dell'articolo 18, c'è ancora un aspetto che deve essere chiarito, che mi premeva sottolineare, l'applicabilità ai lavoratori del settore pubblico. C'è molta incertezza su questa cosa e spero che nelle prossime settimane venga fatto un chiarimento e soprattutto che ci sia un dibattito in Parlamento. Quindi speriamo bene, il Partito Democratico c'è e porta avanti le battaglie di tutti i suoi dei cittadini e delle cittadine e soprattutto per questo Paese, per il bene comune di questo Paese.